Allora, Luca Mazzoni, ben tornato a Terni, dopo vacanze dedicate tutte alla famiglia. Buone vacanze sono state? Sì, completamente dedicate alla famiglia. Diciamo, non completamente rilassanti, però era anche difficile. Per la vivacità del bambino? Era anche difficile, però è andato tutto bene, dai. L'importante è che sia stato bene lui, si è divertito, quindi... La felicità sta in quello. Senti, hai preso confidenza subito con il caldo di Terni, mi sembra, qui 38 gradi, 39, tutti i giorni. Fortunatamente vi aspetta il fresco, tra virgolette, di Rocca Porena. Beh, sì, insomma, diciamo che la temperatura non ci aiuta, però siamo, credo, abbastanza nella normalità delle cose. A parte ieri sera che sono arrivato e c'era l'uragano, però... Ah già, sei combinato con l'uragano Orte e Narni. Sì, però vabbè, ora Rocca Porena, ho chiesto informazioni appunto a te perché non ci sono mai stato, credo, però mi hai dato delle rassicurazioni abbastanza importanti, perlomeno che comunque lavorare al caldo va bene, però sicuramente magari anche riuscire a riposare con un po' di fresco sarà importante, però a parte quello, insomma, ho fatto ritiri ben peggiori, località ben peggiori, va bene così, siamo pronti a partire. Pronti a partire con questa mattina qui al raduno, soprattutto voglio dire, volti già noti. Sì, stamattina non abbiamo avuto sorprese, siamo tutti noi, siamo tutti i ragazzi che ci conosciamo, veniamo da un'annata importante dove ci siamo già uniti e questo sicuramente sarà una base di partenza importante. Partiamo che ci conosciamo tutti, poi sicuramente magari arriverà qualcuno, ma insomma non ci sarà problemi, credo, è uno spogliatoio che non crea problemi a nessuno. Senti, non c'è più Breda, arriva a Terni una tua vecchia conoscenza, Cristian Panucci. Sì, sicuramente il fatto di averlo già avuto mi consente di parlare un po' anche con i ragazzi e farli capire che tipo di allenatore avranno quest'anno. Sicuramente si passa un attimo dal giorno alla notte a livello di allenatore. Cristian è un ragazzo giovane, uno che ha voglia di emergere, un ragazzo ambizioso, uno che... comunque fa della professionalità e del suo carisma una dote importante che può portarci. Adesso vedremo, io l'ho avuto nel momento forse mio peggiore della vita calcistica a Livorno, perché alla fine è arrivata una rescissione del contratto, dove però ci tengo subito a precisarlo, il mister non c'entra assolutamente niente, anzi forse è stato uno dei pochi che in quel momento ha capito la situazione, quindi dal mio punto di vista comunque sono contento e curioso di vederlo all'opera. Diciamo che sarà importante, voglio dire, il tuo contributo, soprattutto per farlo inserire in un gruppo già consolidato, in un gruppo già che ha provato anche questo campionato di Serie B. Sì, no, ma io su quello non ci sarà problemi, ma non ci sarà problemi con nessuno, perché... siamo una squadra che con chiunque abbia lavorato ha sempre aperto le braccia a tutti, quindi lo faremo anche col mister. Poi è chiaro, magari se ha bisogno di qualche notizia in più non ho problemi a dargliela, però vedrete che Cristian non è che abbia grossi problemi di entrare in un gruppo, anzi è uno che entrerà subito nelle dinamiche, perché è un ragazzo anche abbastanza intelligente, quindi credo che sappia già un po' tutto. Non l'ho neanche sentito, l'ho sentito solo una volta, quindi se voleva informazioni magari un altro mi avrebbe anche chiamato, ma credo che sappia già un po' tutto. Adesso lo stiamo aspettando e vediamo, dai. Senti, leggevo una sua intervista, imprescindibile, non si sa come si giocherà a centrocampo e in avanti, ma imprescindibile la difesa a 4. Sì, no, quello è... Quindi non cambia niente rispetto no, all'anno scorso? Noi raramente abbiamo giocato in maniera diversa, quindi può essere anche un vantaggio. Il mister ha un suo credo, è un allenatore molto, molto maleabile, nel senso non è che ha grosse...
insicurezze, però è sicuramente uno che parte dal fatto di giocare con la difesa a 4. Quella anche a Livorno non l'ha mai preciso dalla difesa a 4, è un suo credo, se vai a vedere la sua carriera d'altra parte ti rendi conto, perché in quel modulo ha fatto anche le sue fortune dal punto di vista calcistico, lui crede molto in quello e sicuramente da quello non cambieremo. Poi davanti non è mai stato uno fissato con dei moduli, anzi ha spesso cambiato, però effettivamente la difesa a 4 è credo l'unica cosa che non cambierebbe mai, quindi però parte già avvantaggiato, perché ti ripeto, noi abbiamo lavorato tutto l'anno scorso con quel modulo in fase difensiva, quindi lo conosciamo già abbastanza bene. Poi sicuramente ognuno lo interpreta a modo suo, però credo che sia già un vantaggio per il mister. Ultima cosa, dunque, per te l'anno scorso è stato l'annata della grande rivalsa, no? Del grande riscatto, una gran bella stagione, uno dei portieri, sei stato diciamo eletto come uno dei migliori portieri della Serie B. Insomma, con quale stato d'animo affronti questa stagione? Con la stessa grinta, con la stessa rabbia, con la stessa determinazione della scorsa stagione? No, ma quello sicuramente, anche perché per il tipo di persona che sono e per il tipo di calciatore che sono, io non posso prescindere da quelle caratteristiche. Cioè, si è parlato magari di stagione di rivalsa perché veniva appunto da una rescissione, però quando io l'ho fatta era una cosa voluta che in quel momento mi serviva. Poi io affronterò la stagione nello stesso modo, perché non è che a 32 anni puoi pensare di rilassarti o puoi fare voli pindarici. Io ho un contratto con la Ternana, sono contento di star qua e cercherò di darò tutto quello che posso per continuare sulla striscia dell'anno scorso, cercando poi di migliorare, perché l'anno scorso magari in qualche momento si poteva fare di più e quest'anno cercheremo di farlo, ma concentrazione, attenzione, grinta e carattere saranno sicuramente le cose che non lascerò mai da parte. Quando non ce l'avrò smetto, perché no, vuol dire che non ne ho più. Senti, sei sorpreso di aver rivisto Falletti? Ma no, non più di tanto, sono sorpreso nel senso che io credo che questo sia un giocatore, probabilmente uno ha visto un po' di cose, secondo me Cesare è il giocatore più forte che c'è in questo campionato. Sono sorpreso magari dal fatto che non sia venuta una squadra e l'abbia comprato subito, però sono contento. Ora stiamo zitti, perché chiaramente il mercato è lungo. Però già vederlo qui, vederlo sorridere, vuol dire che è arrivato con lo spirito giusto e per noi è chiaramente una cosa importantissima. Cesar, secondo me, avrà tutto il tempo del mondo per diventare un giocatore importante. Io spero che quest'anno ce lo teniamo. Poi mi auguro anche per lui che possa crescere dal punto di vista calcistico e della carriera, ma se ce lo teniamo quest'anno non è che mi dispiace. Bocca al lupo e buon lavoro. Crepi, grazie, grazie.